Io amo il Signore, speciale è per me. Lo voglio dire a tutti, sai perché? Nessuno è come Lui, la luce vita è. Non posso non parlare, sai perché? Per sempre amerò il Signore, con gioia insieme a tutti canterò. Per sempre amerò il Signore, e festa insieme a tutti io farò. C'è un grande libro che racconta del suo amore, che un giorno lui è venuto, sai perché? La vita ci ha donato e ci ha promesso che un giorno molto presto tornerà. Per sempre amerò il Signore, con gioia insieme a tutti canterò. Per sempre amerò il Signore, e festa insieme a tutti io farò. Racconterò del vero e grande amore che il Signore ha per me. Le sue promesse danno gioia al cuore, noi verso il cielo camminiamo. Per sempre amerò il Signore, e festa insieme a tutti io farò. E festa insieme a tutti io farò. E festa insieme a tutti io farò. Noè, sei un bravo uomo. Sei buono e vivi una vita giusta con la tua famiglia. Ma il mondo è diventato malvagio e tutti gli uomini del mondo meritano di morire. Ma Dio, questo è il tuo popolo. Abbi pietà di loro. No, Noè. Il mondo deve essere distrutto. Manderò un diluvio universale che distruggerà tutta la terra. Pioverà ininterrottamente per 40 giorni. Ogni essere umano presente sulla terra morirà. Così sia. Sia fatta la tua volontà. Non aver paura, Noè. Sono qui per avvertirti di questo, dato che sei un bravo uomo. Tu e la tua famiglia sopravviverete al diluvio. Sei generoso, Dio mio. Dovrai costruire un'arca per te e per la tua famiglia. Cos'è un'arca, signore mio? Un'arca è una grande nave di legno. Costruirai quest'arca per proteggere la tua famiglia dal diluvio. L'arca dovrà essere grande per la tua famiglia. Dovrai anche portare molti animali con te per far sì che sopravvivano. Ma Dio, io non so come costruire un'arca. Come ci riuscirò? Non preoccuparti. Ti darò tutte le istruzioni di cui avrai bisogno. Ascoltale bene e sarai in grado di costruire un'arca senza problemi. Va bene, signore mio. Seguirò le tue istruzioni e farò come mi hai detto. Cerca di parlare alla gente e di convincerla a cambiare idea. Di loro di adorarmi, di pregarmi e di temermi. Di loro di essere buoni e di fare cose buone. Di loro di smettere di essere egoisti e di vivere una buona vita. Mi raccomando, Noè. Farò come mi hai detto, signore. Ciao bimbi, benvenuti! Oggi vi racconto la storia di una persona molto molto speciale. Vi dico speciale perché era una persona che era molto amica di Dio, amava trascorrere il tempo con Lui e si fidava di tutto ciò che Dio gli diceva. Questa persona era Noè. Noè viveva in un tempo in cui gli uomini si facevano la guerra fra di loro, in cui c'era tristezza, in cui c'era odio, in cui non c'era né amore né gioia.
Noè, invece, lui amava trascorrere il tempo con Dio, amava essere con lui, era un po' il suo miglior amico. In quel momento Dio disse a Noè: devo fare qualcosa, queste persone mi stanno distruggendo il mondo. Noè, tu mi devi ascoltare, dobbiamo costruire un'arca. Tu lo sai cos'è un'arca? No? Allora, un'arca è una barca grandissima, ok? Una barca super grande. Però Noè non sapeva costruirla, l'arca. Voi lo sapete? Nemmeno voi. Ma Dio sì. E quindi gli disse Noè, Dio a Noè: Noè, mi devi ascoltare al 100%. Io ti do tutte le istruzioni per costruire quest'arca e poi io ti faccio anche una promessa. Quindi Noè dice: certo, io ti ascolto, io mi fido di ciò che tu mi dici. Così Noè iniziò a costruire l'arca. Allora aveva le istruzioni, aveva tutti gli strumenti necessari, tipo il martello, tipo le lastre di legno, e iniziò a costruire, ok? Però Noè viveva praticamente in un territorio dove c'era il deserto, e quindi per i suoi vicini di casa, per tutti gli amici che lo vedevano, sembrava un po' pazzo. Avete presente? Un'arca, una barca enorme, grandissima, costruita in mezzo al deserto, dove in cielo non c'era neppure una nuvola e dove non avresti neanche preso un ombrello. Ma a Noè questa cosa non interessava. A lui interessava piacere a Dio e seguire tutto ciò che lui gli diceva. Quindi pian piano iniziò a costruire l'arca. Dopodiché Dio gli disse: Noè, quando avrai finito l'arca, io ti manderò tutti gli animali della terra, quelli che strisciano, quelli che saltano, quelli che si arrampicano, quelli che lasciano la scia, quelli grandi, 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 grandi e quelli piccoli, piccoli, piccoli. Verranno tutti da te insieme alla tua famiglia sull'arca e tu dovrai semplicemente fare scorta di cibo. Per il resto ci penso io. Passarono qualche giorno, l'arca fu pronta e salirono tutti questi animali e la famiglia di Noè sull'arca. Quando furono tutti nell'arca, Dio chiuse la porta. Bam! Chiusa! Non potevano più uscire. Ma sapete perché? Perché poi iniziò a piovere. Ma mica una pioggerellina estiva. Pioveva. Pioveva, le pozzanghere che diventarono dei fiumi e poi dei laghi e poi il mare, e praticamente l'acqua aveva inondato tutta la terra. Vi ho detto che l'arca era grandissima, ecco, adesso era diventata piccolissima in mezzo alla tempesta e alle onde. E Dio li tenne al sicuro dentro all'arca. Sapete per quanto tempo? 40 giorni e 40 lunghe notti, 40 lunghe notti. Li tiene lì dentro al sicuro, lui era lì con loro. Passato tutto questo tempo, una mattina Noè vide il sole, non stava più piovendo, quindi aprì le finestre e lasciò volare via una colomba. Poco dopo, questa colomba tornò con un ramoscello nel becco. Sapete cosa significava? Che aveva trovato la terra, aveva trovato un albero, quindi le acque si stavano piano piano si stavano ritirando. Poco dopo la nave si bloccò e si fermò in cima a una montagna, e nel momento in cui l'arca poi si aprì, la famiglia di Noè e gli animali uscirono tutti gioiosi, ballavano, danzavano, erano felici, erano riusciti, erano salvi, eh? C'era stata una tempesta enorme. Ma sapete cosa ha fatto Noè? La primissima cosa che ha fatto? Ringraziò Dio, lo ringraziò, perché Dio aveva mantenuto la sua promessa, li aveva salvati. E Dio, anche lui, fece un'altra promessa.
promise che non era più necessario distruggere il mondo, non doveva più compiere queste cose. Quindi Dio appese l'arco di guerra nel cielo, in mezzo alle nuvole, come un guerriero che appende l'arco e le frecce quando è finita una battaglia, come un calciatore che smette la sua carriera e appende gli scarpini al chiodo. Dio promise che non avrebbe più distrutto il suo mondo, perché c'era un piano migliore per il mondo e per la salvezza dell'umanità. Lui avrebbe mandato il suo figliolo per salvare chiunque crede in lui. E quello fu un inizio nuovo nel mondo, e un simbolo meraviglioso fu che in cielo comparve un bellissimo arcobaleno come simbolo di questa promessa di Dio per l'umanità. E poi dopo noi sappiamo che poi non è andata così, perché poi ricominciarono le guerre, ricominciò la distruzione, però sappiamo che Dio aveva in mente un piano perfetto, la venuta di Gesù. Ecco, questa è la storia di Noè. Vi è piaciuta? Sì, vero? Ok, io vi ringrazio e arrivederci alla prossima storia. Ciao! Ehi bimbi, ma lo sapete cosa hanno fatto in America? Hanno costruito un'arca! Eh sì, l'hanno costruita e si può andare a visitare. Hanno cercato di prendere le dimensioni che Dio ha dato a Noè in Genesi 6,15, che dice: ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Sapete cos'è un cubito? Si tratta di un'unità di misura utilizzata nell'antichità e corrisponde alla distanza dal gomito alla punta delle dita e misura all'incirca 60 centimetri. In America, nello stato del Kentucky, verso il 2010, agosto 2010, hanno trovato questo campo immenso ed hanno iniziato a costruire ed edificare quest'arca, che era una nave enorme, come vi ho detto. Il 7 luglio del 2016 hanno fatto l'inaugurazione e si può andare a visitare. Pensate che per costruirla hanno utilizzato più di 3,1 milioni di board feet. Il board foot è una misura che corrisponde all'incirca 2630 centimetri cubi. È una costruzione con tre diversi ponti, tre diversi livelli, e al suo interno potete visitarla e scoprire animali diversi, specie diverse, e scoprire come Noè aveva trascorso il suo tempo. I numeri che vi ho detto corrispondono all'immensità di questa enorme chiatta, che aveva le misure di una... misure più grandi di un treno, di una nave, come siamo abituati a vederla adesso. L'arca aveva la forma di una scatola con delle dimensioni di 150 metri per la lunghezza, 25 per la larghezza e 15 per l'altezza. Queste misure corrispondono ad una nave odierna di 20.000 tonnellate, equivalente alla capacità di contenere treni merci di 65 vagoni ciascuno, treni sufficienti per trasportare quasi 40.000 animali di taglia media di un montone. Avete presente? Era uno zoo straordinario. Ciao bimbi! Thank you.
Ragazzi, volete partecipare al saluto finale della rubrica Ti racconto una storia? Inviateci un vostro video con questa frase. Allora, vi è piaciuta questa storia? Vi aspettiamo su Ecclesia TV. Inviatelo via mail a ecclesiatv@libero.it con il vostro nome, cognome e l'autorizzazione dei vostri genitori alla pubblicazione. Dovrei salvare. Una grande arca devi costruire, non ti preoccupare, ti dico come fare. E quando avrai finito non dimenticare tutti i tuoi cari ed anche gli animali. C'è più la tempesta, ma vedi gli alberelli, monti alti e belli. E quando la colomba non ritornerà, potrai aprire l'arca e festa si farà. C'è un grande libro che racconta del suo amor, che un giorno lui è venuto, sai perché? La vita ci ha donato e ci ha promesso che un giorno molto presto tornerà. Sempre amerò il Signor e festa insieme a tutti io farò, e festa insieme a tutti io farò, e festa insieme a tutti io farò.